Per procedere con la rendicontazione delle spese del bonus annuale, il docente deve accedere al sistema SOPS mediante le sue credenziali Google. Nella voce di menu bonus docenti vengono presentate la sezione relativa ai giustificativi di spesa, dove il docente ha precedentemente inserito tutti i giustificativi delle spese effettuate con il bonus, e la sezione rendicontazione delle spese. Nella sezione rendicontazione delle spese, il sistema ricorda che è necessario procedere con la rendicontazione delle spese una volta caricati tutti i giustificativi di spesa. Il sistema propone l'elenco completo delle rendicontazioni inoltrate dal docente e ha la possibilità, in questo caso, di effettuare una ricerca per anno scolastico. Selezionando l'anno scolastico e premendo il bottone cerca, viene effettuata la ricerca per l'anno scolastico selezionato. Mediante il bottone Azzera ricerca, invece, viene azzerata la ricerca precedente e il sistema propone nuovamente l'elenco completo delle rendicontazioni. Mediante il bottone Inserisci, il docente ha la possibilità di inserire il rendiconto. Qualora il docente voglia accumulare l'intero importo del bonus per l'anno scolastico successivo, non deve effettuare l'inserimento dei giustificativi di spesa, ma deve procedere direttamente con l'inserimento della rendicontazione delle spese. In questo caso, il sistema non propone l'elenco dei giustificativi e nella sezione successiva, che verrà visualizzata dopo il primo salvataggio, in particolare nella dichiarazione annuale, potrà dichiarare di voler cumulare l'intera disponibilità iniziale per l'anno scolastico successivo. In questo caso, invece, il rendiconto propone nella prima sezione l'elenco dei giustificativi di spesa inseriti precedentemente per l'anno scolastico in corso. Mediante la prima immagine, il docente ha la possibilità di visualizzare i dati del giustificativo di spesa senza tornare nella sezione dei giustificativi di spesa. Come è possibile vedere, vengono riportati tutti i dati del giustificativo di spesa. È possibile effettuare download dell'allegato per verificare il file allegato al giustificativo di spesa ed è possibile premere il bottone Esci per ritornare al dei giustificativi nel rendiconto. Mediante l'ultima immagine, invece, con la lente di ingrandimento, il docente ha la possibilità di visualizzare i controlli che sono stati effettuati sul giustificativo di spesa. In questo caso, naturalmente la sezione risulterà vuota perché la segreteria non ha ancora ricevuto il rendiconto delle spese, ma qualora abbia effettuato le sue verifiche, il docente ha la possibilità di verificare che tipi di anomalie sono state riscontrate sul singolo giustificativo ed eventualmente apportare le dovute correzioni nei giustificativi da sanare. Il docente può salvare il rendiconto mediante il bottone Salva e dopo aver premuto il bottone Salva, il sistema propone due nuove sezioni, una relativa alla dichiarazione annuale e una relativa agli allegati. Nella dichiarazione annuale, il sistema propone il residuo avanzato sul bonus in modo che il docente abbia la possibilità di dichiarare se vuole cumulare tutto il residuo per l'anno scolastico successivo. Questo importo viene proposto automaticamente dal sistema, ma il docente ha la possibilità di modificarlo. L'importante è che l'importo modificato sia comunque inferiore al residuo avanzato sul bonus. Qualora il docente non sia di ruolo, quindi sia un docente supplente, il sistema propone automaticamente l'importo a zero bloccato e un messaggio in cui viene ricordato che non è possibile cumulare importi per l'anno successivo. Nell'ultima sezione relativa agli allegati, il docente ha la possibilità di inserire degli allegati che non saranno le fatture già inserite all'interno dei giustificativi di spesa, ma altri allegati che reputa utili da trasmettere alla segreteria per i controlli sulla rendicontazione. Mediante il bottone Inserisci nuovo è possibile scegliere il file da allegare, selezionarlo, premere il bottone Apri e premere il bottone Allega. In questo caso viene visualizzato l'allegato
E con le ultime tre immagini è possibile effettuare il download dell'allegato, la modifica o la cancellazione. Ritornando nella sezione della dichiarazione annuale, viene presentato il bottone Rendi definitiva e inoltre il rendiconto a segreteria, mediante il quale viene effettuato l'inoltro alla segreteria della rendicontazione. Questa operazione è irreversibile. Permette alla segreteria di ricevere una mail in cui il sistema avvisa che il rendiconto è stato inoltrato e il docente ha completato quindi la sua rendicontazione. Effettuiamo il rendi definitiva e inoltre il rendiconto, diamo conferma all'avviso che mostra il sistema. E in questo caso il rendiconto passa nello stato inoltrato a segreteria, il docente non ha più la possibilità di visualizzare i dati del rendiconto perché in questo momento è in lavorazione presso la segreteria, quindi non può più visualizzarlo né tantomeno modificarlo e può semplicemente effettuare la stampa PDF del rendiconto. Premendo l'ultima immagine, viene generata la stampa dove vengono riportati i dati del docente, i dati dell'anno scolastico e dell'istituzione scolastica di titolarità, gli importi presenti nel rendiconto, l'elenco dei giustificativi e l'elenco degli allegati. A questo punto il docente ha completato la rendicontazione delle spese. E non può più effettuare nessun intervento a livello di giustificativi di spesa. Quindi i giustificativi di spesa possono solo essere visualizzati e non è possibile procedere con l'inserimento di nuovi giustificativi di spesa.